Bruciata l'Audi A4 del genero del sindaco di Sandonaci, ma la politica non c'entra. Il fatto è avvenuto in via Giusti, nel garage dell'abitazione dell'uomo, Domenico Fina, 31enne e di proprietà del primo cittadino. Da quanto è stato accertato dagli inquirenti, chi ha agito ha scassinato il portone d'ingresso e ha cosparso la vettura di liquido infiammabile. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Fina non ha mai avuto problemi con la giustizia. Secondo il primo cittadino, non si tratterebbe di un atto contro la sua attività comunale. Para all'ex moglie e scappa. In manette è finito il 50enne Rinaldo Modesto, operaio di Bitonto, che dovrà rispondere di tentato omicidio. L'uomo, forse in preda ad un raptus di gelosia, dopo aver sparato quattro colpi di pistola contro la donna, si è nascosto a casa della sorella, dove è stato rintracciato dai carabinieri. La vittima, Grazia Murgolo, di 47 anni, è stata soccorsa e portata all'ospedale di San Paolo di Bari, dove si trova tuttora in gravi condizioni. Sequestrati i beni di Emiliano Francavilla, esponente di spicco della mafia foggiana. I militari, a seguito di indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza, hanno sequestrato un appartamento e un'autovettura per un valore di oltre 500.000 euro. Francavilla è attualmente detenuto in virtù di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari nell'ambito dell'operazione Bacchus e nell'ambito dell'operazione Corona. L'uomo è condannato per associazione di tipo mafioso, lesioni personali, truffa, estorsione, porto abusivo di armi, falso, ricettazione, favoreggiamento e altri reati. Le indagini eseguite dai finanzieri hanno permesso di verificare un'elevata sproporzione tra i beni disponibili del pregiudicato e la sua capacità economica. Sembra finalmente aprirsi uno spiraglio per i trasportatori Ilva in protesta da 5 settimane. Dopo l'incontro romano di ieri col ministro Lupi, la categoria si riunirà al fine di discutere le promesse fatte dal governo centrale. Due, le soluzioni previste, ossia la prededucibilità dei crediti dell'indotto nei confronti di Ilva e per i lavori futuri alle dipendenze del siderurgico a conti dell'80%.